andiamo a salutare l'amico Daniele Lomonaco dei Romanista. Ciao Daniele. Federico, buongiorno. Eccoci qua, caro il mio Danielone. Allora, entriamo subito nel vivo degli argomenti. No, mi interessava analizzare con te, insomma, sì. l'avrai visto, è uscito, sono usciti in realtà, non so se è un unico comunicato o una serie di comunicati della Roma sul proprio sito, che fanno un po' il punto della situazione per quanto riguarda i costi, no? Emolumenti ai dirigenti, spese per i cartellini e le commissioni, e sono operazioni necessarie da regolamento per tutte, credo, le società, no? Quotate in borsa. E poi c'è quella che riguarda, per esempio, la situazione al momento degli azionisti, primo azionista Pallotta, poi c'è D'Amore, io me l'ero perso. Ti ricordi Ruan e D'Amore? Sembravano un duo jazz, oppure che ne so, stasera al Jägenerbo assistiamo a Ruan e D'Amore in concerto. No, erano i due azionisti che hanno intrapreso questa iniziativa, per loro esclusivamente finanziaria. Io penso che per loro avere azioni a Roma è come avere azioni in una catena dei supermercati nel Nevada, ne sono convinto, ma non pretendo qualcosa di diverso. Però al di là di questo, a me interessava analizzare con te, non so se l'hai vista, la relazione sulle commissioni e costo dei cartellini delle operazioni di mercato riguardanti l'ultimo esercizio. Quindi ci sono operazioni definite completamente anche di giocatori presi 2 anni fa, per esempio Dzeko, e devo dire che, a parte Gerson, e vediamo cosa accadrà, perché magari esplode in quest'anno, il prossimo, comunque sia fa bene, poi la Roma lo rivende a un prezzo importante, e Bruno Peres, sul quale sono un pochino meno ottimista considerando quello che è stato speso, per il resto è un trionfo a livello di spesa per questi giocatori e il loro rendimento. Io mi sono permesso di dire magari altri comparti della Roma, in primis quello commerciale, funzionassero come la direzione sportiva a livello di trading. Poi le vittorie dipendono da tanti altri fattori, lo vorrei magari spiegare a chi magari sobbalza se mi sente di ste cose. Sì, anche perché io ti dico, sono tra quelli che non ritiene che la vittoria in Coppa Italia debba cambiare l'opinione che una tifoseria possa avere nei confronti dei propri dirigenti. Perché, per carità, non la schifa nessuno che metto le vittorie in Coppa Italia. Finché le vinceva la Roma non se ne accorgeva nessuno che contava, poi quando ha smesso di vincere è finito. È diventato un problema grave. Così è funzionato. Io prendo atto di quello che è accaduto, erano portaombrelli prima, non è che sto dicendo cose diverse. Sì, vabbè, poi insomma ognuno la pensa come vuole. Sì, per carità, basta pensarla in modo coerente però, uno può pensare, il pensiero è libero, basta che non sia schizofrenico, ecco. Bravo, sono d'accordo con te. Però dicevo, io non sono tra quelli che dice che se la Roma avesse vinto almeno una Coppa Italia in questi 5 anni il giudizio sarebbe diverso. No, perché poi analizzo le cose, indubbiamente ritengo che sia stata una colpa per la Roma essere stata eliminata in passato in circostanze che non ci sono mai piaciute, in Coppa Italia una volta dalla Lazio, una volta in finale addirittura con la Lazio. Risultati veramente curiosi in Coppa Italia, no? Parlo di quello perché poi nelle coppe effettivamente la Roma, giocando la Champions, non credo che potesse pretendere mai di poterla vincere. L'anno scorso indubbiamente è stata una colpa uscire con Lione in quella maniera, però ecco, perché devo dare una colpa a una società se la Roma sbaglia la partita di Lione? Perché devo dare la colpa alla società se la Roma sbaglia la partita con la Lazio e viene eliminata? Sono discorsi che non riesco a capire. Colpa magari è un termine, come definirlo, troppo inquisitorio. Le ragioni di quella flessione decisiva, a parte la sfortuna di una settimana che ti ha messo insieme un appuntamento dopo l'altro, per me sono riconducibili a una profondità di rosa che, insomma, se la Roma l'avesse avuta come quella di quest'anno, secondo me in uno dei due appuntamenti andava fino in fondo, in una delle due coppe. Sì, però poi ci sono delle componenti di casualità che entrano. Sì, per carità di Dio. E io credo che il Napoli quest'anno, penso, no, che possa vincere lo scudetto, ma se tutti i nostri ascoltatori tifosi del Napoli toccassero ciò che ritengono sia più giusto toccare in questi casi, dovessero perdere un paio di giocatori importanti per un infortunio, e Napoli non lo vince lo scudetto, non lo vince, c'è poco da fare, perché se perdi i giocatori chiave non vinci. La Roma in certi anni ha sfiorato lo scudetto avendo perso giocatori straordinari per la sua crescita, come penso per esempio all'anno con Strootman e Castan, tanto per dirne una.
probabilmente con Strootman e Castagna avresti vinto il titolo quell'anno, non lo so perché manca sempre la controprova, però io dico che la cosa importante è che una società consenta a una squadra di rimanere nell'ambito tecnico giusto, e cioè per la Roma ai vertici del campionato. Poi vincere o non vincere può essere un dettaglio, e soprattutto in una competizione come la Coppa Italia. E poi c'è la colpa di non aver vinto la Coppa UEFA, l'Europa League, ma non è che dici, sai, questa squadra ha vinto 34 volte titoli europei e 12 campionati italiani, non dico 20, ma 12 campionati italiani, se 4 anni non vinci, 5 anni non vinci, indubbiamente stanno facendo molto male. Sono valutazioni, e poi tu quando faccio queste obiezioni, che a me sembrano razionali, normali, poi si può discutere, cioè chi può avere più o meno simpatia, ma discutiamo nell'ambito della buona fede, si discute. Quando faccio questi discorsi sento dire, ah beh, che bello, festeggiamo le sconfitte. Chi le festeggia? Ma chi è contento di perdere? Ma nessuno è contento. Però peraltro so quanto è difficile vincere, anche perché alleno una squadra, e so quanto possa essere a volte veramente fragile questo confine tra la vittoria e una sconfitta. Poi non posso dare la responsabilità a una società se non ho vinto una partita. Ecco perché dico, io parto da questo concetto. Non, di sicuro, se la Roma avesse fallito più volte l'assalto ai vertici del campionato, non dico al primo posto, allora direi, no, c'è qualcuno che ha sbagliato, hanno sbagliato la programmazione, hanno sbagliato i giocatori, hanno sbagliato gli allenatori, però stanno sempre lì, sono arrivati molto vicino a vincere, non ci sono riusciti, ma stanno lì. Per me è importante che una società mi mantenga lì, poi il resto dipende da tanti altri fattori che devono funzionare tutti. Non ci metto la stampa tra questi fattori, perché secondo me la stampa non deve avere alcun ruolo in una crescita di una società, semmai può servire da stimolo, da pungolo, quando le cose sono fatte in maniera seria. Secondo me molte volte, quando c'è una critica costruttiva, quindi secondo te una stampa, almeno in una sua parte, in una sua componente malsana, non ostacola, secondo te? Secondo me no. Secondo me una stampa malsana secondo me ostacola se stessa, tu dici? Ostacola se stessa, in un movimento civile ci dovrebbero essere gli anticorpi per capire chi ragiona in malafede, o chi, o le testate che evidentemente usano altri interessi che non quelli puri giornalistici per portare avanti delle crociate. Oppure c'è scarsa competenza, punto, magari. Anche, a volte. Anche molta scarsa competenza, però la società, cioè io, se io voglio, ho un obiettivo e voglio arrivare a quell'obiettivo, che sia sportivo, che sia politico, che sia civile, che sia nel mio mestiere, non è che se qualcuno dice che sono imbecille, io dico, ah vedi, lui a forza di dire che sono imbecille, io mi sono mostrato un imbecille. No, se ti mostri imbecille è sempre colpa tua che te lo mostri imbecille, o non in grado di raggiungere quell'obiettivo là, ma dipende sempre solo da me. Cioè la Roma non è che ha perso la finale di Coppa Italia perché c'è l'ambiente o perché qualcuno sbaglia qualche articolo, sia chiaro questo, io sì. Per me è sempre stato così, e sono cose con cui mi sono scontrato anche ai tempi in cui ero alla Roma, da dentro, in cui dicevo queste cose, e se qualcuno volesse avesse voglia di fare un confronto su questo, gli porto il documento che feci a gennaio-febbraio di quell'anno, del 2012, sì. Un documento interno che ho prodotto come strumento dell'ufficio comunicazione della Roma, insomma, in cui sostenevo esattamente questo, che l'ambiente è una sciocchezza, attaccarsi alle questioni ambientali, forse è un'altra cosa che non mi ha portato molto simpatia in quel periodo da parte di qualche dirigente della Roma. Te lo stavo per dire, perché mi hai anticipato, perché io so perfettamente, so certamente che non la pensano così dentro la Roma, dentro Trigoria. Apposta mi sono un attimo, poi c'è stato tu a dirlo da solo, quindi. No, ma anche con io in particolare, insomma, non mi prendevo con, diciamo così, con qualche dirigente americano in particolare, sì, perché sì, poi sì. Chissà come mai è stato mandato via. Ha fatto più danni della grandine, te rispondo io. Però dicevo, ma anche il confronto invece in maniera assolutamente più civile, più, se vuoi, più profondo, cioè anche con dirigenti italiani c'è stato. Sì, sì. Arrivo a dire che tuttora c'è, perché molto spesso mi trovo
a confrontarmi. Beh, ma sono personaggi di tutto un altro livello e stile rispetto a quello che hai citato prima, quindi vabbè, lì il confronto, questo è evidente. Il confronto è assolutamente anche costruttivo. No, allora su questo argomento lo chiudiamo, poi dopo la pausa andiamo magari a questioni più tecniche. Guarda, ti leggo, l'avrai fatto tu, ma lo rileggo assieme a te, pagina 20, Corriere dello Sport, l'intervista di Antonio Giordano al presidente Aurelio De Laurentiis, no? Sì. Chi l'ha colpita in questa fase di avvio della stagione? Mi ha sorpreso positivamente la capacità di Di Francesco di essere immediatamente competitivo, pur con una squadra che ha perso tasselli potenzialmente importanti, magari il fatto che ne abbia presi parecchi di altrettanto se non più importanti, questo non lo dice, però non fa niente. E tra l'altro, attenzione, e questa cosa va in controtendenza rispetto a quello che hai detto un attimo fa, e tra l'altro di esserlo in una città complicata, esigente, in cui c'è un senso critico più sviluppato rispetto a Napoli, dove invece c'è una forma di innamoramento marcato. Io ho amici carissimi, tifosi giallorossi, che alle prime avversità si lasciano andare, si abbandonano alle analisi più disparate. Pure quello è legame forte, ci mancherebbe, ma crea ansia. Quindi qui lui sostiene che l'ambiente, qui più che la stampa, l'ambiente, diciamo, l'involucro influisce sul contenuto, sulle performance. Sì, è una sua teoria e io, per carità, la rispetto, diciamo che penso di saperne un po' di più di Laurentiis, di ambiente romano, e mi chiedo come mai lui si lamenti spesso dell'ambiente napoletano. Infatti questo pure, l'innamoramento lo arriva terzo, secondo, quarto, lo vogliono, gli fanno le scritte per tutta la città contro, quindi strana, sto innamoramento marcato. Sì, da dove appunto, vengo. Appunto. Altro, forse è di sto momento, non lo so io. Sì, no, ma vedrà che dopo domani si lamenterà dell'ambiente napoletano e si dimenticherà queste belle frasi dolci che ha detto a proposito dell'ambiente napoletano oggi. Chissà da cosa dipendono questi sbalzi d'umore. Vabbè, no, perdere. Non lo so, non ne ho idea proprio. Non ho idea neanche io. Parlando di Roma-Napoli, ovviamente manca ancora parecchio, però insomma, io non essendo minimamente scaramantico, e credo che anche tu sia più o meno sulla mia stessa linea, mi sono permesso di dire una cosa per me abbastanza perfino banale nella sua oggettività, che credo che questa sosta favorisce un po' la Roma rispetto al Napoli, perché comunque la Roma senza questa sosta avrebbe giocato la partita veramente con tante, forse troppe assenze, e magari non per tirarla, però sotto sotto lo spererei, a volte per le squadre che volano, che quasi appunto volano più che correre sul campo, 15 giorni possono, no, inserire dei misteriosi pulviscoli nei meccanismi che sembrano altrimenti perfetti nella loro continuità. Io non so come, non so perché, magari non avverrà, però la speranziella ce l'ho, che magari c'è un Napoli alla ripresa un po' meno forte, sì, sicuramente, non lo so, con automatismi meno rodati a memoria. Io condivido al 100% la tua posizione, la sottoscrivo, nel senso che indubbiamente c'è una squadra che è stata favorita adesso da questa sosta nel calendario da Roma rispetto a Napoli, non ci sono dubbi, proprio perché intanto la Roma avrebbe affrontato probabilmente la partita con i Napoli senza De Rossi, Strootman e Pellegrini al 99%, tutti e tre, insomma, a meno che senza Perotti, senza certo, sì appunto, salvo clamorosi, io parlavo del centrocampo in questo caso, salvo clamorosi recuperi a fuori con iniezioni magiche antidolorifiche, ma non so, ma neanche probabilmente, perché poi c'è il rischio, no, di qualche pesante ricaduta, quindi sarebbe stato sicuramente problematico per la Roma. Questo è un dato, certo, questo non significa che la Roma affronterà con la squadra al 100% questa partita, purtroppo non è così, però è indubbio che c'è la possibilità di recuperare probabilmente tutti questi giocatori, anche se non saranno tutti al 100% appunto. E l'altro dato è quello, diciamo così, quasi sciamanico che invocavi tu, speriamo, però non lo so, io semplicemente dico che il Napoli affronta per la prima volta quest'anno una squadra forte, perché la Roma è una squadra molto forte, quindi questo sarà un problema per il Napoli, anche se ritengo che abbiano tutti gli strumenti per poterla vincere la partita dell'Olimpico, perché sono in un momento particolare di grazia, storico, sì. Di grazia. L'insidia poi è la settimana, loro hanno Roma, Manchester City e Inter, no? Sì, appunto, che, insomma, per quanto ci riguarda, però non è che stiamo tanto, sì, 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 perché Napoli, Chelsea, Torino,
Insomma, è chiaro che siamo in un momento della stagione che diventa quasi decisivo, può essere decisivo per qualche... Il Napoli è partito male pure in Champions League, per cui deve fare molta attenzione. Credo che abbiano fatto capire con le dichiarazioni di Sarri di qualche settimana fa che se devono scegliere, sceglieranno il campionato. E questa può essere una cosa, da un lato, che potrebbe essere quasi una diminuzione rispetto a quello che io penso che Napoli possa fare quest'anno, però potrebbe essere anche una presa di coscienza realistica che consentirebbe loro anche di fare un sacrificio da questo punto di vista, senza sbattersi troppo per la qualificazione in Champions, quindi magari se semmai facendo un po' di turnover per la Champions, se non c'è anche il campionato, che magari potrebbe portarli poi appunto a concentrare tutto sul campionato. Sono varie le valutazioni che si possono fare, detto il fatto che poi sarà una partita bellissima da vedere, e spero, io la cosa che mi auguro è che la Roma veramente stia bene, cioè che i giocatori della Roma stiano sì, bene. Sì, questo discorso sulla diciamo il livello di affidabilità fisica della squadra e nei suoi singoli, per me è preponderante anche in alcune scelte, no? Partiamo dalla difesa, perché la Roma ha ovviamente riscoperto, o meglio, chi scrive di Roma, chi la osserva, ha riscoperto Fazio. Di Francesco magari non aveva molti dubbi, però ecco, Fazio per esempio torna, no? A Trigoria praticamente meno di 3 giorni prima della partita, dopo una permanenza lunghetta anziché no in un altro continente, viaggio aereo. E c'è un difensore che è diventato da mesi ormai più che affidabile, che si è fatto 2 settimane di lavoro al massimo livello e senza problemi fisici con Di Francesco, che è Juan Jesus. Quindi pure lì, no? Per esempio... Io penso che in quel caso la scelta potrebbe essere abbastanza orientata, considerando poi che tu devi andare a fare una partita in Champions importante, e dove potrebbe essere utilissimo Fazio, per cui la logica delle grandi squadre deve essere questa per forza. Se Di Francesco ha deciso, io come sai ho detto più volte, non voglio neanche sembrare persecutorio, non ho una idea di Juan Jesus che è un ottimo giocatore, ma non è secondo me il difensore da top club, cioè quello che non sbaglia il 95% degli interventi. Io purtroppo lo vedo sbagliare spesso, soprattutto in fase di riproposizione di azione, per cui ci sono dei parametri che secondo me per i giocatori di questo livello che devono essere rispettati, lui non tutti li rispetta secondo me, però è indubbiamente un grande giocatore che ha avuto il merito di rimettersi in discussione e di conquistare un allenatore che evidentemente deve aver notato delle cose che forse noi esternamente non riusciamo a cogliere, e credo che abbia la massima fiducia di Di Francesco in questo momento, e quindi credo, per le circostanze che tu hai poco fa menzionato, che sia il grande favorito per affiancare Manolas nella sfida con il Napoli. Ieri ne parlavo, mi diceva Angelo di Ligue, no? Che poteva avere una chance anche come esterno, considerando che con Insigne rientra sempre verso il centro dell'area, e quindi poteva anche giocare da esterno destro. Io lo vedo invece difensore centrale con Manolas, e magari con poi le scelte che devono essere fatte di conseguenza a seconda se Florenzi lo vuole far giocare alto, e quindi giocherebbe Perez, o Florenzi basso, lasciando di più scelta davanti per gli attaccanti. Senti, io come su altri argomenti, ma anche su questo sono pienamente d'accordo con il mister Di Francesco, cioè penso che al di là del suo meraviglioso eclettismo da jolly assoluto, io credo che nel calcio europeo un jolly di quel livello sia adesso difficile da trovare, parlo di Florenzi, insomma un jolly straordinario era da calciatore Luis Enrique, ti ricordi? Poteva fare qualunque ruolo ed era un giocatore fantastico. Adesso Florenzi veramente è diventato un giocatore che gioca bene ovunque. Io però, come Di Francesco, penso che lui sia uno splendido esterno offensivo, veramente può essere il Calecon della Roma, e non mi stupirei proprio di rivederlo con Perotti dall'altra parte lì a destra contro il Napoli. Sì, può essere. Io vado un po' controcorrente su questa cosa, perché per me, considerando anche come gioca Di Francesco e che cosa vorrebbe dai suoi centrocampisti, secondo me sarebbe anche un grandissimo intermedio, sì, per sì. Perché soprattutto nelle soluzioni che Di Francesco più volte
ha fatto vedere di coltivare, no? Con l'esterno, con l'attaccante che viene dentro al campo e l'esterno che si sovrappone, quindi che va sul fondo, poi sia per il cross che anche per la soluzione col piede giusto, quindi il destro che gioca a destra, quello può essere un ruolo perfetto per Florenzi. Ecco perché dico sempre che l'integralista è quello che pur di giocare in una certa maniera fa fare a giocatori di caratteristiche molto diverse dei compiti che non gli sono congeniali. L'allenatore illuminato all'interno di un sistema di gioco nel quale crede, perché poi i meccanismi vanno studiati e riproposti in allenamento in continuazione, e ripeto che Sarri dopo 2 anni è arrivato a proporre quel tipo di calcio, dopo 2 anni di esercitazioni ossessive con lo stesso sistema di gioco. Questi allenatori qua sono allenatori semplicemente che studiano, allenatori intelligenti che portano avanti ovviamente all'interno del sistema di gioco e sanno coltivare le diversità del tipo di gioco. Tu ti ricordi, figuriamoci, è una domanda retorica, figuriamoci se non te lo ricordi, ma perché si dice sempre in modo troppo superficiale, secondo me, Sacchi e Bette Credo con quei campioni, sì, ho capito che erano campioni, però a questi campioni, per esempio a Franco Baresi, Sacchi faceva vedere in VHS allora i movimenti del povero Gianluca Signorini. Signorini, certo. Quale altro allenatore l'aveva fatto prima, l'avrebbe fatto all'epoca? Nessuno, ovviamente, no? Infatti era guardato come un marziano, preso in giro, lo vogliamo ricordare, da tutta la stampa nazionale, il famoso... la profezia del compianto Brera, che poi è diventata proverbiale, del panettone, no? Che si dice oggi, fu lui a dirlo De Sacchi, non mangerà il panettone, quindi non è scontato, c'hai i campioni e giochi in quel modo, non è così. No, non è così, e soprattutto nel calcio moderno ormai l'hanno capito tutti, e sono sempre di meno gli allenatori che pensano semplicemente di dover gestire uno spogliatoio mettendo in campo i giocatori che poi facessero loro, se sono bravi, andassero loro a vincere la partita. Non è più così, il calcio moderno, c'è una cosa che molti teorici del calcio pensano da sempre, da una vita, tra cui ci metto lo stesso Zeman, ci metto Sacchi, ci metto tanti altri allenatori che hanno perseguito il gioco in una certa maniera, poi è arrivato un signore, Guardiola, e gli ha fatto capire come questa cosa qui nel calcio moderno è diventata, lo studio è diventato una condizione sine qua non. Non puoi permetterti di arrivare a certi livelli se non sai presentare un certo tipo di calcio, che poi non ce n'è uno solo, ce ne sono diversi, certo. Ma ovviamente così è più facile. Non è identico a se stesso. Comunque una riflessione su Florenzi centrocampista, ci salutiamo, sì. Daniele, perché questo per dimostrare il livello di competitività della rosa della Roma di quest'anno. E abbiamo, prima dicevo, la sosta che favorisce la Roma, se non ci fosse stata questa sosta la Roma avrebbe avuto assenti a centrocampo De Rossi, Strootman e Pellegrini, e avrebbe messo in campo questa linea nel 4-3, Gonalon, Nainggolan e Florenzi. Cioè, ci rendiamo conto? Con Gerson, però. Con Gerson, prima alternativa, voglio dire. No, questo per dire che parliamo di una squadra che è stata veramente troppo sottovalutata. Io poi i motivi non li voglio andare a sviscerare, però è così. È stata clamorosamente sottovalutata a Roma e fuori Roma. Io credo che, guarda, ricordo una battuta di Piero che ogni tanto citiamo, no, per le sue battute divertenti, ma ne ricordo una che secondo me è una battuta alla quale ripensavo l'altro giorno, quando disse alla vigilia di Celta-Roma, lui disse: io spero che la Roma perda perché sarebbe utile per tutto l'ambiente. Sì. Ora lui non si aspettava un 4-0, no. Non lo voleva e lo preoccupò quel 4-0 forse più di quanto preoccupò noi, però guarda che non è andato mica lontano dalla realtà. No, è vero, quel 4-0 col Celta ha cambiato l'idea della Roma, di molti tifosi della Roma, ma anche di molti osservatori. Il clima precedente all'Atalanta-Roma, ce lo ricordiamo? Ultima spiaggia per Di Francesco, ultima spiaggia, doveva iniziare la stagione. Io, guarda, veramente, vabbè, dai. È così. Fermiamoci qua, Daniele, sennò siamo troppo lunghi. Un abbraccio, a presto. Grazie a te, Federico. Ciao, un saluto.